E è sempre a caccia di nuovi talenti e ci ha regalato un'opera prima, Caldo. Io non reggerei mai la seconda opera di questo autore perché sono stata veramente troppo male nei panni del protagonista, inconsapevole a sé e dalla cautela che gli altri usano nel relazionarsi con lui. Penso che appaia strano, quel che fa è incomprensibile. Lui vede un amico ubriaco che non riesce a srotolarsi dalla corda dell'altalena in cui si è seduto, che gli comprime il collo, e rimane lì, impotente, non interviene. Il ragazzo muore, lui si riscuote da questo torpore e piuttosto che chiamare aiuto, che gridare, pensa bene di seppellire questo corpo. Dopodiché ricomincia la sua giornata, come se niente fosse, con una freddezza che a volte sa di disperazione. Lo spiega bene lui, non ho fatto niente perché mi sentivo morire con lui. Eppure passa dalla totale inconsapevolezza, se ne dimentica di una cosa così importante, all'accusa, dice io ho ammazzato quest'uomo. E nel frattempo vive la sua giornata e mi accorgo, e quella è stata la sensazione brutta, perché ero nel punto di vista di questo personaggio strano. E vedevo la diffidenza degli altri, che tutti quanti lo approcciavano con cautela, i genitori attenti a dire una parola di più o di meno, l'animatore che si prende anche tante botte. Per tutto il libro ho pensato che fosse un omone, un po' goffo, poi si scopre invece che è magro magro e quindi tutta questa energia, tutta è la forza della disperazione. Cioè è un romanzo che non è di formazione, perché il romanzo di formazione ti porta a crescere. Il ragazzo arriva alla fine del romanzo come all'inizio, che ti trasmette quel disagio, quel non saper essere nei suoi panni e nel mondo, che è proprio degli adolescenti. E io che me la sono lasciata indietro tanto tempo, non ho avuto piacere a ritrovarmi in quell'insicurezza, però il libro